16 donne, 16 uomini, e questa è la composizione numerica della lista di Fratelli d'Italia, presentata ufficialmente all'Hotel Abruzzi di Teramo, pronta a sostenere la candidatura a sindaco di Carlo Antonetti. I volti noti all'interno della lista sono quelli di Rudy Di Stefano, Raimondo Micheli e del nuovo entrato Luca Corona. Presente come ospite d'onore l'onorevole Giovanni Donzelli, attuale segretario della Camera dei Deputati e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito. Il fare bene con cui stiamo guidando la nazione può arrivare anche a Teramo finalmente, e questa è la scelta giusta con questo candidato sindaco, ma anche col sostegno a Fratelli d'Italia. Sì, ci crediamo molto a tutto l'Abruzzo, ma questa volta crediamo molto anche alla città di Teramo. Crediamo che sia la volta buona per dare alla città il governo che merita. Si sta facendo conoscere, già era conosciuto, ma si sta facendo conoscere anche da chi era più distratto dalla politica, si sta facendo apprezzare. Cittadini, queste sono cose che appassionano i giornali. La scelta è stata una scelta convinta, determinata, e sta portando già un ottimo entusiasmo in tutta la città. Onorevole, Fratelli d'Italia che ha avuto un peso importante anche per l'elezione di Giorgia Meloni, quindi le chiedo se anche appunto per il comune di Teramo può essere un traino anche per la coalizione di centrodestra. Speriamo ovviamente di sì, ma non siamo a piantare bandierine tra alleati, saranno i cittadini a scegliere. Ovviamente noi confidiamo di fare un ottimo risultato a Teramo con la lista di Fratelli d'Italia, invitiamo in questa direzione tutti i cittadini a darci fiducia come hanno fatto a livello nazionale, però poi ovviamente l'importante è vincere tutti insieme.